Il Grest è iniziato lunedì scorso e continuerà fino al 29 di giugno, 3 settimane intense che coinvolgono circa 220 bambini più una cinquantina di animatori. La giornata è strutturata dalla mattina alle 7:30, cioè dove c'è un'accoglienza per i ragazzi che hanno i genitori che lavorano, e si conclude alle 17:30. Tutto il giorno vengono organizzate attività che coinvolgono i ragazzi sia dal punto di vista ludico sia dal punto di vista educativo. Io sono Claudia e sono un'educatrice, faccio l'educatrice da circa 10 anni all'Istituto Santa Maria di Nazareth, e da 3 anni abbiamo iniziato una collaborazione con l'oratorio Le Due Sante. E essere un educatore è un compito importante, secondo me. Deve essere innanzitutto una missione e non un lavoro preso e cucito, è una cosa che devi avere dentro di te. Perché? Perché un educatore deve tirar fuori, e tirar fuori il meglio dai ragazzi che ha di fronte. La differenza di essere educatore nell'ambiente scolastico e nell'ambiente Grest è la metodologia, in quanto comunque sia in un Grest parte tutto dal gioco e dalla parte ricreativa. Quindi la condivisione, il fatto di stare insieme e di vivere i momenti di quotidianità che durano appunto non soltanto 5 ore come a scuola, ma un'intera giornata. Ci sono bambini che arrivano da noi all'inizio della mattinata e si fermano con noi per una decina di ore. Per cui saper cercare di tirar fuori il meglio di ogni ragazzo e di ogni bambino. Detto che il Grest è un momento veramente non ricreativo ma formativo, molto utile ai ragazzi, specialmente agli educatori. Avrò fatto non so quanti Grest, sempre felicemente stanca ma felice. Poi posso dire una cosa grande, grande, grande: esulto al pensiero del prete che c'è, perché è veramente un formatore. È con grande gioia che stiamo vivendo ancora una volta l'esperienza del Grest della parrocchia dell'oratorio delle Due Sante, in comunione con l'Istituto Santa Maria di Nazareth. 2 anni che noi padri Piemartini abbiamo anche la cura pastorale di questa parrocchia e desideriamo continuare l'opera educativa così come padre Piamarta ci ha insegnato, e abbiamo la gioia di avere 3 grandi protettori, le sante Bartolomea e Vincenza, e padre Piamarta che ci invitava a fare bene il bene. Ecco allora la valenza educativa del Grest, queste 3 settimane dove viviamo e riscopriamo l'oratorio come un luogo educativo, come un luogo formativo, come un luogo dove si sta bene, dove si creano delle relazioni positive, un luogo sano. Ecco allora che siamo chiamati tutti insieme a metterci all'opera, piccoli e grandi. Siamo 220 bambini, 45 animatori. La maggior parte di questi 45 animatori ha partecipato per tutto l'anno al gruppo adolescenti della nostra parrocchia, e questo è un dono grande per tutta la nostra comunità parrocchiale. E quindi con grande gioia siamo davvero contenti, ringraziamo il Signore per questa esperienza che stiamo vivendo insieme, anche alla luce del Vangelo di domenica, dell'undicesima domenica del tempo ordinario, di quel seme che continuamente va gettato al di là di quelli che saranno i frutti che raccoglieremo, perché non sta a noi raccoglierli, ma è il Signore che con pazienza e silenziosamente agisce. E quindi siamo chiamati a metterci davvero all'opera per far sì che possiamo seminare nel cuore dei bambini, degli adolescenti, e stabilire un'alleanza educativa poi con tutte le famiglie. E quindi continuiamo davvero con grande gioia ed entusiasmo questa grande esperienza educativa. Preferiamo venire al Grest piuttosto che stare sul divano, e sinceramente penso che sia un modo non solo per occupare le nostre giornate, ma per crescere prima di tutto che insieme ai bambini, ma anche come persone.
in quanto stare qui ci permette di imparare cose nuove, come quest'anno il tema del Grest all'opera, che ci insegna a metterci in gioco e appunto a metterci all'opera. Fare l'animatore oggi significa educare, significa essere i primi giovani che si fanno portatori di quei valori che bisogna trasmettere ai ragazzi, soprattutto quelli delle medie, che si trovano in una fase del loro cammino molto, molto delicato. E quindi formarli, plasmarli su dei valori forti e concreti penso che sia uno dei compiti più importanti, ma anche più difficili, ma che danno anche molte soddisfazioni. E il mio compito più importante è quello di mi occupo della storia, quindi insegniamo ai bambini attraverso le scenette valori molto importanti come quello dell'osservare, dell'ascoltare e di creare. E quindi abbiamo, durante tutto l'anno ci siamo impegnati, abbiamo realizzato tutta la scenografia dividendoci poi i diversi compiti e i diversi copioni. Trovo sia molto bello e importante frequentare il Grest, non solo perché è un luogo di incontro con amici, ma è molto importante anche perché si può crescere e maturare insieme. Animare il Grest è un'esperienza bellissima perché ti fa crescere soprattutto come persona, ti permette di fare nuove conoscenze, di legare ancora di più con i tuoi amici, ti permette di divertirti ed avere ottimi rapporti anche con i bambini. Io in questo Grest, visto che è il quarto anno che lo faccio, mi ha dato la responsabilità di occuparmi nel supervisionare un po' tutti i lavori e di occuparmi soprattutto dell'animazione nei tempi liberi o nei tempi in cui magari non si sa che cosa fare.